applausi. Applausi di concetto per le luci verso il pubblico, grazie. Provo a farmi un poco papi la rete da sto telefono, la rete sta macchina fotografica. Se provo un poco con la luce qua dietro. Ah, c'è la luce? Vediamo che succede. Sto facendo il video. Perché con voi viene meglio, eh? Il video sì, viene meglio. Thank you.
Bye bye. Bene, a questo punto siamo per posizionare la Madonna. Adesso vorrei un po' di silenzio, buio totale, massimo silenzio, grazie. A forza di 12 quando io ci conviene con quel mio pubblico del servizio. Siamo pronti? Allora, il popolo di Casaluce, se possono girarsi verso il video, abbiamo la storia della Madonna Santissima di Casaluce, dove una ragazza vedrà tutta la storia. Signori, silenzio. Un attimo solo. Uvidi è meno meglio. Sì, Uvidi è molto meglio. Ci conviene. Dateci ancora 5 secondi. Oh, pure bloccamo, che lo fanno video a bloccare. Visto che dove sta ancora siamo pronti, un applauso ti va per il silenzio. Dai, era la tara di luce. Ho zoom più vicino. Ho già fatto. Questa bella ragazza, lei si chiama Maria Nives. Maria Nives. Che in questo momento sta per... La musica, ma invece sta? La musica. Facciamo un applauso, grazie. Non funziona niente, sul caso sento. Non dà musica. Se è andato da. Un'altra politica avanti. Un pochino più avanti ancora. Puoi scendere. Silenzio. La poesia sarà scritta dal nostro professore Nicola Vittorio Mellini. Facciamo un applauso al professore Vittorio Mellini. Manca l'audio. Che salutano e ci annunciano
Speranza. Beh, facciamo un applauso, dai! La gente che mi buttava in 1-1. Oh!
Grande. Vorrei un applauso al signore della Torre che ha organizzato questo bellissimo fuoco, grande, un applauso, grazie. Davide, Davide. La batteria hai no? Thank you.
fatto questa processione, ringraziare tutti i contadini insieme a coloro che ne hanno aiutati, Sergio Carcoletti e Timo Montiero, così anche i contadini di Casalbuono con Agostino Torres e Davide Corvalvolo. Ringrazio il comitato costituente che ha coordinato questi giorni di festeggiamento e inoltre ringrazio in modo particolare le autorità civili militari per la loro potenza e disponibilità, in special modo i nostri circondari, il nostro carissimo sindaco, Alessandro Bacano, e inoltre ringraziamo tutti coloro che hanno dato la loro opera particolare, come la città del Rosso, per la determinazione di fare il comune di Riccio. Un ringraziamento a loro ancora per il gruppo della vigilanza del servizio notturno e in modo particolare la nostra protezione civile, sempre presente e sempre in questi giorni particolari. Un grazie alla nostra comunità e a tutte le immagini delle realtà operanti in questo santuario. E infine grazie al professor a tutti i di Casaluce, della Rosa e della Rosa, la